Incidente oggi, giovedì 29 marzo, poco prima delle 19, in via del Carmine a Doglianico. Un uomo, Giovanni Battista De Matteis, 75 anni, noto imprenditore, è deceduto nell'area di fronte alla sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, pare che gli siano scappati l'asino e il cavallo. Uscito con un'altra persona, forse il figlio, per riprenderli, pare che sia rimasto da solo un momento con il cavallo, mentre l'altra persona portava dentro l'asino. Uscito nuovamente ha trovato l'uomo a terra. Una dottoressa che passava di lì si è subito fermata a prestare soccorso. Sul posto sono subito accorse l'ambulanza della Croce Bianca del Canavese, la Croce Rossa di Castellamonte e due pattuglie dei carabinieri di Rivarolo. Inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo. C'è il dubbio che sia stato un malore a causare la morte dell'uomo e non il calcio del cavallo, come si è pensato in un primo momento, ma sarà negli esami a stabilirlo.